Carissimi amici della Pogonotomia, buon martedì e oggi sorpresa, video sorpresa che ho fatto, volevo farlo un po' di tempo, questa mattina ho tempo, mi sono riuscito a ritagliare una mezz'oretta perché poi tra fare il video, montarlo, no, io non lo monto, però montarlo nel senso scaricarlo, caricarlo sulla piattaforma, vedete che non è come fare. Ci vuole un po' di tempo, quindi mezz'ora, 4 ore ci vanno tutti tra girare il video e farlo. Per fare una piccola chiacchierata, perché qualcuno mi ha chiesto un po' di storia dell'evoluzione della rasatura dal multilama, cioè anzi, scusate, dal rasoio di sicurezza al multilama. Quindi, e poi questo ritorno presunto, anzi concreto, in che termini, in che dimensioni, lo vedremo. Ritorno alla rasatura, cosa di sicurezza, perché noi dobbiamo distinguere due cose. Attenzione, noi non dobbiamo confondere il wet shaving, la rasatura bagnata, con la rasatura, cosa di sicurezza. Sono due cose che possono coincidere, ma anche no. Cioè, io posso, qui c'è un multilama, ecco. Un multilama, tra l'altro di quelli con un manico pregiato, questo deve essere credo che sia un Gillette Mach 3, credo. Queste cartucce, le multilama. Io posso tranquillamente utilizzare un pennello, un sapone, un aftershave ricercato, e il multilama. Nulla me lo vieta. Quindi non è che la rasatura bagnata escluda il multilama, no? Cioè, no. Mentre la rasatura tradizionale, se vogliamo chiamarla così, potrebbe essere identificata come quella che utilizza gli strumenti per la pogonotomia, quindi i rasoi di sicurezza. Oppure, mi direte voi, lo sciavette o mano libera. E io dico, secondo me, ni, nel senso che lo sciavette e mano libera sono due strumenti che io invidio chi li sa utilizzare molto bene, quindi non sto criticando, attenzione, sia ben chiaro, guai a dire che io critichi l'utilizzo del mano libera dello sciavetta, anzi, invidio chi li sa usare molto bene, ma sono strumenti fatti per essere utilizzati su terzi, fondamentalmente, per il barbiere, no? Generalmente. La pomonotomia nasce quando Perret, questo autore, 700, 1770, credo, teorizza appunto l'arte di ararsi da soli con il rasoio di sicurezza che lui già progetta. Quindi, cosa succede? Un po' di storia. A inizio del secolo scorso iniziano a essere prodotti rasoi di sicurezza e per farla molto breve, la testa Gillette, diciamo così, quella che adesso io qua non ho però di mano, come quella che si chiama farfalla, diventa comunque uno standard, diventa nel tempo uno standard, anche i tre pezzi della Gillette, anche tre, ma non solo della Gillette, vuol dire anche di altre marche. Questo fa sì che vengano prodotti numerosi modelli, molte aziende competono. Ci sono anche i monolama della Gem e della Star. Insomma, in quel momento la rasatura tradizionale di sicurezza vive probabilmente il momento di massimo splendore, no? Quindi anche c'è l'Apollo che fa il Micron, anni 30, fino agli anni 50. Dopodiché succede qualcosa ed è lì la svolta, no? Voi vedete che uno dei rasoi più ricercati anche dai collezionisti, insomma più diffusi tra i collezionisti di vintage, sono i Gillette Super Speed, che Super Speed è anche quello che ho usato io domenica, il Blue Tip. Cosa vuol dire Super Speed? Vuol dire rasoio veloce, cioè praticamente il mercato in quel momento lì iniziava a chiedere velocità, cioè l'uomo che illo tempore, ma anche cioè, si radeva dal barbiere, punto. In generale, poi c'erano anche quelli che si radevano da soli, però che
che inizierà nel settore della sicurezza, nel mondo che cresce, società industriale, no, società del boom, in Europa come in America, inizia ad avere fretta. E allora inizia ad avere necessità di essere rapida la rasatura. Ecco perché super speed, perché la velocità dell'epoca dice in un attimo io infilo la lama, faccio veloce, no? Che è il contrario di quello che noi oggi perseguiamo, paradossalmente, eh? Pensateci. Se voi andate a cercare su YouTube le pubblicità dei rasoi, anche italiane, no? Anni 60, voi vedete il concetto di rasatura perfetta, ma veloce, rapida, no? Quindi la rasatura come una cosa di rapido, perché non c'è tempo, perché io devo andare a lavorare, perché io devo correre, perché io devo passare la mia giornata a fare cose, a fare, no? Giustamente, voglio dire. Ma l'esigenza è la rapidità. Ecco che a quel punto la rapidità prende il sopravvento come esigenza nel mercato. Cioè, come io faccio un esempio del mercato dell'auto. Il mercato dell'auto, fino a qualche decennio fa, le auto venivano vendute dicendo guarda quanto va forte quest'auto, guarda che motore, guarda quanti cavalli, guarda che accelerazione, no? L'esigenza era la potenza, no? Anni 80, anni 70. Oggi un'auto, se voi guardate la pubblicità, viene venduta certamente perché è un'auto potente, ma per la sicurezza. Cioè il concetto è c'è un'esigenza diversa. Lo spazio, no? Lo spazio interno, il comfort. Oggi è difficile trovare una pubblicità in cui questa macchina fa 0-100 in 9 secondi. Sì, ce ne sono sul mercato, ma è difficile che ci sia una pubblicità che valorizza quel tipo di caratteristica. Perché il mercato cerca altro. Il padre di famiglia vuole una macchina sicura con 100 airbag, con il freno che è automatico se c'è un ostacolo, con il passeggino per il seggiolone per il bambino che è protetto da qualsiasi cosa. Quindi non è più la mentalità degli anni 70 in cui si andava in giro con certe macchine che erano delle scatolette, ma che andavano come delle lippe, no? Quindi nella rasatura la stessa cosa. Quindi si passa dal concetto di rasatura efficace, no? Piacevole, alla velocità, mi fa veloce. E allora cosa fa il mercato? Dice benissimo, tecnologia che avanza, rasoio elettrico. Anni 60, rasoio elettrico. Mio papà, che era del 41, ha iniziato con il rasoio elettrico. Oggi io credo che pochi lo utilizzino, anche, cioè, piuttosto usano il multilama, ma all'epoca era considerata la frontiera, era considerata la novità. Io non ho bisogno neanche di fare niente. La mattina prendo il rasoio elettrico, faccio due passate, sono a posto. Poi non eri a posto perché rimaneva ovviamente. Anche adesso rimane. Io rasoio elettrico che ho provato, nessuno mi ha mai dato una rasatura neanche paragonabile a quella di multilama. Però è vero che il tutorial è grosso. Quindi tu ti presenti in ufficio da un cliente al lavoro con la faccia più o meno pulita della barba. Dopodiché, siccome il rasoio elettrico comunque non dava quel risultato che si pensava all'inizio, no? Che radesse come un rasoio di sicurezza, ecco che inizia l'idea di fare il rasoio con l'usagetta, il multilama. Multilama che cosa consente? Consente due cose. Prima ci sono degli esperimenti, eh? Gillette fa addirittura un rasoio che con la lama che ruota, adesso non mi ricordo il nome, ma addirittura un rasoio con la lama che è una sorta di nastro. Ci sono degli esperimenti. Poi, però, diciamo che rasoio con una lama sola, e poi arriva il rasoio che ha fatto un po' la storia, che secondo me è il più significativo, che è il G2, quindi doppia lama. Qual è il vantaggio competitivo di questo rasoio, che era un rasoio, e tuttora queste lame sono vendute, che non tagliava, cioè non provocava tagli, facile da utilizzare e con veramente una facilità estrema di cambiare la testina che veniva infilata a scorrimento nel G2. Quindi io,
La mattina mi sveglio, prendo la mia cartuccia, mi rado, lo faccio con nonchalance, veloce, schiuma la barba, non più sapore, schiuma. No, facciamo veloce, schiuma. Una passata, una passata, via, andiamo. Ecco la velocità. Dopodiché, siccome è facile da usare, sicuramente taglia meno in profondità, ma perché? Perché è già impostato per essere meno aggressivo sulla pelle e quindi meno incisivo. Ora, la differenza che tutti voi avete provato quando siete passati alla soglia di sicurezza è quella. Cioè, la soglia di sicurezza, qui c'è un Feder SD2, che tra l'altro è molto docile, ti fa lo scrub. Cioè, la pelle ci mette un po' ad abituarsi. Le lame che noi utilizziamo, cioè, per dire, io vado a caso adesso, non parliamo, qua c'è le Astra Blu, le Perma Sharp, mamma mia, le Feder, sono lame che niente hanno a che vedere con le lamelle qua di multilama. Queste sono lamelle. Non che non taglino, ma sono lamelle, sono piatte. Hanno un'inclinazione che praticamente consente io mi posso radere così, cioè. Non mi taglio, guardate. Questa è vera, cioè non era una finta. Non mi taglio. Non mi taglio. E qua vedete, non mi taglio. Spensierato. No? Provate a fare una soglia di sicurezza. Ma ci sarà una differenza? Ci sarà una differenza? Allora, la differenza è che questo, la barba te la porta via, ti dà anche un buon risultato, ti dà anche un buon risultato, ma non sarà mai, secondo me, incisivo e profondo come una soglia di sicurezza. Chiaramente, qual è il prezzo da pagare? No, è il tempo, perché la soglia di sicurezza necessita di allenamento, di tempo di rasatura, di tecnica, quindi allenamento, torniamo all'allenamento, di wet shaving, perché con questo, con la schiuma, insomma, la pelle deve essere un po' più trattata, quindi si può anche usare con la schiuma, ma attenzione, non è consigliabile. Quindi cambia proprio completamente il focus, no? Focus è la velocità e quindi andiamo in multilama. E poi, siccome il mercato impone innovazioni, la ricerca va avanti, quindi una lama, due lame, tre lame, quattro lame, cinque lame, e in futuro magari ce ne saranno anche sei o sette. L'utilità di queste multilame è da verificare, perché c'è chi dice, ma scusa, ma ne basta una alla fine che poi tagli, no? Infatti io trovo ottimo il monolamus eget, ad esempio, quello, perché no? Però più lame, oltre le tre secondo me è da verificare, però comunque non è che non taglino, non è che non facciano la barba. Poi cosa succede? Succede che cambia di nuovo la mentalità. Negli anni 2000 inizia a spuntare dai magazzini, dei negozi di fornitori di barbieri, delle coltellerie, qualche rasoio di sicurezza, qualche Mercur, qualche Fatip ancora con la scatola, diciamo, vecchio tipo. Io mi ricordo i primi che ho acquistato, erano quelli lì, c'erano solo quelli. Ma c'erano anche, ad esempio, Mercur Futur. Non in versione gold, credo, però c'era già negli anni 2000, c'era il Vision 2000 si chiama proprio. Quindi c'è stato un tentativo da parte di alcune case coraggiose, ad esempio la Mercur, che produce anche insomma, anche della sua mano libera, con un altro marchio, di rilanciare un po', no? Quindi pennelli, qualche pennello, qualche tasso, no? Però il vero, diciamo, tra virgolette, boom è in questi anni in cui, grazie a internet, grazie a quelli che hanno inaugurato i forum, le video recensioni, le pagine Facebook, no? Il verbo della rasatura tradizionale, cosa di sicurezza, è iniziato a diffondersi. Ed ecco che si torna, ma si torna, attenzione, soprattutto ha un'idea, ha un'ideologia. E qui
che io arrivo al titolo del video, l'ideologia della rasura tradizionale della sicurezza, no? Perché non è soltanto una prassi. Io, tutte le persone con cui parlo, che hanno preso poi la passione, mi hanno confermato questa cosa. Cioè, non è più un discorso di, boh, mi faccio la barba, prima me la facevo con il multilama, adesso la faccio con questo. No, non è solo quello. È proprio il godersi il momento della rasatura, lo scegliersi il prodotto, il dedicare quei 20 minuti, che sono tanti, ma non importa, mi sveglio un po' prima, o vado a dormire un po', o vado a dormire un po' dopo, ma mi dedico a me stesso, dedico a me stesso 20 minuti, ma anche mezz'ora, oppure anche meno, no? Di 20 minuti, ma li dedico a coccolarmi il viso, a radermi e a godere di questa rasatura. Ecco la grande svolta. Non più io devo fare la barba, faccio di corsa, cambio la cartuccia, corro, schiuma la barba, via così. No, io me la godo. E questo è molto simile, perché poi nella società certi concetti sono poi avanzano in maniera, certe filosofie, ecco, io oso chiamarle filosofie, avanzano in maniera parallela. Pensate alla filosofia dello slow food, no? Cioè io non vado più al ristorante a mangiare un secchio di lasagne. Io magari mangio un po' meno al ristorante, però vado a cercare prodotti di estrema inventiva, estrema qualità, che non vuol dire, attenzione, andare, come dire, a farsi, io dico spennare, ma dall'eccesso di creatività, no? Ci sono certi posti che effettivamente ti danno tre ravioli e ti fanno pagare una porzione, no, ci sono vie di mezzo. Però generalmente oggi il mercato del food è un mercato orientato verso la grande qualità, la grande ricerca della qualità e della creatività, no? Se io voglio mangiarmi una bistecca di 1 chilo, me la mangio a casa, vado al macellaio, la compro, al ristorante cerco più la ricetta più che la quantità. Poi sono ancora in ristorante una volta che io adoro, come potete vedere non sono uno deperito, però oggi generalmente al ristorante anche quello, diciamo, più popolare rivisita, inventa, perché la tendenza è cambiata, il vino non è più il vino così sfuso, cioè c'è una cultura, c'è una ricerca, ogni regione propone le sue etichette, no? C'è un gustarsi le cose in maniera diversa, e la natura è la stessa cosa. Quindi siamo tornati, grazie a questo rasoio, ma come anche a Wilson Classic, siamo tornati semmai c'è stato, perché io non ho vissuto quell'epoca, quindi magari è un'epoca, come dire, come Arcadia, sto inventandomela, a godere della rasatura. Sicuramente si godeva dal barbiere, no? Quando ci si rilassava, si poggiava la testa come si dice, il cuscinetto del sedile del barbiere, e ci si donava le sue mani, che mentre si parlava di calcio, di politica, poi il barbiere era un centro, diciamo, del paese, del quartiere, insomma, anche di aggregazione, no? Insomma, siamo tornati a goderci la rasatura e a prenderci cura di noi stessi in maniera più elevata. Se questo, qualcuno mi ha detto, ma Gillette domani farà un rasoio di sicurezza nuovo? Beh, io non lo so. Se questo porterà a un ritorno in grande stile sul mercato, diciamo, di massa del rasoio di sicurezza, io non lo so e faccio fatica a pensarlo. Perché oggi i numeri sono ancora quelli che sono. Noi siamo una nicchia, ragazzi. Siamo una stranicchia. Nonostante il fatto che siamo cresciuti esponenzialmente a 2010, no? 2010 eravamo qua, oggi siamo qua. Però rimaniamo una nicchia. Se dovessimo veramente superare il confine della nicchia e diventare massa, allora sicuramente noi assisteremo al rientro in grande stile delle grandi marche di rasatura sul rasoio di sicurezza. Ma già oggi, attenzione, voi vedete che Gillette fa le lame,
ottime dame, tra l'altro. Abbiamo una serie di aziende piccole o grandi che comunque producono rasoi per tutte le tasche, per tutte le esigenze. Andiamo da rasoi da poche decine di euro come questo, che è un rasoio eccezionale, che costa pochissimo, tra virgolette, rapporto qualità-prezzo, a rasoi più ricercati e come magari con i materiali, ma meno economici. Eccezionale il Tatara, eccezionale per la nostra quotidiana. Abbiamo tutto, abbiamo regolabili, abbiamo, fatto vedere il futuro, abbiamo il Progress, abbiamo il Rex, io non so, io ne ho un po'. Abbiamo la nostra FATIP nazionale, no? Questo ha fatto le sue guerre, è un FATIP eccezionale, un FATIP gentile, che ne ha fatti di rasature, questo qua. E abbiamo anche poi sperimentazioni, ritorni a progetti di una volta, come ad esempio questo Supply Razor, eccolo qua, americano. C'è di tutto sul mercato, quindi già oggi il mercato offre tantissimo. Quindi quello che sarà, non lo sappiamo. Noi possiamo continuare a fare due cose. Ovviamente raderci in maniera tradizionale con il rasoio di sicurezza e con la rasura bagnata. E B, come faccio io, tentare, noi non siamo una setta, non è che dobbiamo fare proseliti, però di magari sensibilizzare i nostri amici e dire: ma tu hai mai provato? Sai cosa? Anche perché gli fai un favore, no? Io ho degli amici che mi hanno detto: guarda, pensavo che fosse tutta una cosa così da ridere, invece no, ma mi hai cambiato la mattinata perché mi rado in un certo modo, sono contento. Quindi estendere il verbo e vedere cosa succede. Poi, fra 10 anni, se saremo ancora qua, come io spero di esserci, vedremo cosa sarà successo. Sarà un bene o sarà un male se la ragione tradizionale con la sua sicurezza sarà diventata di massa? Non lo so. Oggi diciamo che stiamo vivendo una primavera che fino a pochi anni fa era oggettivamente non preventivabile e quasi impensabile. Spero di non aver annoiato. Vi saluto, buon martedì e buona barba a tutti.